E salve a tutti ragazzi, come sempre il vostro Ara, benvenuti in questo nuovo video in cui vi farò vedere la mia nuova custom, ovvero Gohan con la tuta blu quando è nella saga di Majin Buu, per intenderci. Allora, prima di andare a vedere il nostro Gohan, volevo invitarvi ad andare qui sotto in descrizione, mettete in pausa il video o lasciatelo scorrere come vi pare. Andate quindi qui sotto in descrizione e troverete il mio canale Telegram, il gruppo Liberi di Collezionare e il gruppo Dragon Ball SH Figures Italia. Perché vi consiglio questi gruppi? Perché qui ogni tanto pubblico i miei work in progress di altre custom, come per esempio nel gruppo di Telegram c'è un bel work in progress di una custom abbastanza importante che vedrete più in là nel canale. Quindi ragazzi, insomma, fate un giro nei contatti che ci sono qui sotto in descrizione. Detto questo, andiamo a vedere il nostro Gohan. Eccolo qui ragazzi, nella sua tuta blu. Eccolo qua, se lo mette a fuoco, perfetto. Allora, qui è ovviamente con la testa Super Saiyan, con il viso urlante. Questa parte qui è presa da Piccolo, è il corpo di Piccolo, e qui è stato ridipinto naturalmente di rosa, ridipinto di blu. Le braccia naturalmente sono quelle di Gohan, di Ultimate Son Gohan. La cintura è creata da me comunque partendo da quella di Piccolo, e le gambe sono quelle di Ultimate Son Gohan naturalmente ridipinte. E qui c'è il resculpt di questi calzini, si può dire così, sopra, diciamo, i pantaloni. E ci sono poi le scarpe che sono nere, poi hanno questo dettaglio bianco che all'inizio non avevo fatto, poi mi è stato fatto notare da uno di voi e allora ho fatto anche quel dettaglio, perché ragazzi, io non riesco a resistere quando ci sono dei dettagli da fare, li devo fare, altrimenti non ci dormo la notte, sono troppo preciso su queste cose. E qui, come vedete, c'è anche il bianco sulla suola. Ragazzi, allora, questa custom è stata abbastanza semplice rispetto ad altre, ma non tanto, perché quando si tratta di repaint comunque bisogna stare molto attenti a come si stende il colore. Questa è sempre dipinta a mano. Comunque, oltre questo è dotata anche di visi intercambiabili, eccoli qui naturalmente, Super Saiyan sorridente e Super Saiyan completamente serio, ovviamente. E in più, ragazzi, è dotata di tutti questi accessori che sono presenti naturalmente nella scatola, ma la chicca qual è? Che oltre alle mani intercambiabili, vedete, qui ci sono dei visi in più con sopracciglia nere, perché c'è un'intera testa in più intercambiabile. Eccola qui, metti a fuoco telecamera, dai. Eccoci qua, perfetto. Eccola qui, ragazzi, quella con il viso serio, appunto. E qui ci sono gli altri visi intercambiabili di Gohan Normal, appunto, con raggio e anche base. Quindi, ragazzi, oltre a poterlo esporre in modalità Super Saiyan, si può esporre anche in modalità Gohan Normal. E allora ragazzi, questa custom è in vendita, quindi se siete interessati potete contattarmi privatamente o sul mio profilo privato oppure sulla pagina Facebook Aras Review, sempre con un messaggio privato. Insomma, trovate anche questa qui sotto in descrizione. Vi avviso che comunque il prezzo non è basso, perché comunque la figure di base costa, l'altra testa ha un bel costo e il lavoro lo stesso ha un costo, perché ovviamente ci vuole un bel po' di lavoro per creare una figure del genere, ragazzi. Comunque, fatemi sapere, a parte tutto, che ve ne pare di questo Gohan con un commento qui sotto. Lasciate come al solito il mi piace se questo video vi è piaciuto, e come al solito, se volete aiutare il canale a crescere, condividete questo video. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao da Ara e da Son Gohan versione tuta blu.